Bilanci e previsioni future, ma anche proposte concrete per lavorare al meglio nell'immediato. Casina Valadia ha fatto da cornice all'Assemblea annuale di Assica, l'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi organizzata a Roma. Un incontro utile per ragionare su diversi aspetti, tirando le somme rispetto al lavoro fatto negli ultimi 12 mesi. Un'annata tutto sommato incoraggiante, considerando le difficoltà incontrate dal settore in seguito ad emergenze quali Covid e guerra in Ucraina. È anche un'occasione per incontrare tutti i nostri associati, ma anche le istituzioni. Siamo a Roma per questo motivo, per poter fare un dialogo con le nostre istituzioni, con i nostri ministeri in particolare di riferimento. È un anno positivo come produzione, come consumi sicuramente, ma anche colpito da situazioni abbastanza difficili, contingenti. In primis l'aumento dei costi, un aspetto trasversale per molte industrie, energia in particolare, ma anche materiali accessori, la stessa materia prima per le carni. Poi situazioni geopolitiche, tutti sappiamo del conflitto in atto in Ucraina, che sta provocando anche delle tensioni commerciali per quanto riguarda gli alimenti per gli animali in particolare. Quindi insomma, questa situazione è una situazione particolare, noi dovremmo essere bravi a riuscire a trasferire ai nostri clienti parte degli aumenti che le aziende stanno subendo. Durante la giornata si è tenuto il panel dal titolo Il settore delle carni suine e dei salumi tra criticità e prospettive, aperto dagli interventi di Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e dal sottosegretario di Stato Gianmarco Centinaio. Tanti temi affrontati, come l'aumento del costo delle materie prime, grande attenzione verso la peste suina africana, un problema su cui vale la pena effettuare un monitoraggio costante, un'insidia che si unisce ad altre piuttosto stannose come la siccità. La situazione attuale, lo scenario attuale è costituito da tantissimi fattori, spesso interconnessi, molto spesso sui quali non si può fare molto, vedi la siccità in questo momento, e così come l'andamento, i relativi stock a disposizione di frumento, mais, soia, l'abbiamo visto nella presentazione, e la loro gestione. In più c'è anche una parte di chi sta speculando evidentemente su questa situazione, che ci mette il carico, una situazione di tensione in cui gli speculatori trovano brodo per le loro attività evidentemente, e quindi diciamo che da qui alle prossime settimane poco succederà se non continuare a vivere in una situazione di incertezza. Verosimilmente la situazione in meglio o in peggio evidentemente si prenderà una strada nel momento in cui arriveranno i primi dati sulla campagna produttiva di frumento, mais e soia, almeno nell'emisfero, nel nostro emisfero, dei prossimi mesi, quindi a fine settembre grosso modo avremo un quadro abbastanza affidabile e completo, e se le campagne saranno andate bene probabilmente ci sarà un rilassamento dei mercati. Viceversa, se la siccità in Italia e in altri paesi d'Europa avrà avuto un impatto negativo, evidentemente queste tensioni rischiano addirittura di aumentare. Nel corso della sessione di lavori si è tenuta la presentazione del nuovo programma di sostenibilità di Assica, un progetto articolato frutto di attente riflessioni e di analisi approfondite. Questo programma si pone due obiettivi: da un lato migliorare la sostenibilità delle aziende mostrando loro quelle che sono le buone pratiche del settore per migliorare nell'ambito della sostenibilità, che non è solo ambientale ma è anche economica e sociale. Dall'altra vogliamo anche dimostrare alle istituzioni, al consumatore e alla stampa che questo settore non è fermo, anzi si sta muovendo verso una sempre più importante sostenibilità. Questa pubblicazione segue un po' gli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi noi abbiamo individuato 5 obiettivi di sviluppo sostenibile tra i 17 dell'Agenda, e su questo abbiamo visto che le nostre aziende possono dare un grosso contributo alla sostenibilità. Sul palco anche Massimiliano Valeri, direttore generale della Censis, chiamato a diffondere i dati inclusi in una ricerca dedicata al consumo di carne da parte degli italiani, carne molto consumata al pari dei salumi, specialmente dai più giovani, il cui bisogno di proteine rimane elevato. La cosa di cui dobbiamo preoccuparci d'ora in avanti è, in questa fase così difficile anche dal punto di vista dell'impatto dell'inflazione sul carrello della spesa, che sia un alimento che resti accessibile a tutti, perché sappiamo che l'inflazione colpisce soprattutto i ceti meno abbienti con un potere d'acquisto inferiore, e quindi al di là delle narrazioni a volte colpevolizzanti il consumo di carne, l'attenzione sarà a garantire questo consumo a tutti. Operare in questo momento storico non è semplice, gli allevatori italiani cercano comunque di resistere puntando alla qualità dei prodotti, senz'altro maggiore rispetto agli altri paesi europei. La sostenibilità rimane una priorità assoluta per l'ambiente e non solo.